Delle 19 del TG4, ben trovati. Allora, a quanto pare qualcosa si muove a Bruxelles per quel che riguarda un piano nella gestione dei migranti. Perché? Perché arriva appunto, almeno sulla carta, il nuovo piano di Ursula von der Leyen, che parla tra le altre cose anche di barriere, di hotspot e di migranti. Cerchiamo di capire qualcosa di più con il nostro Leonardo Panetta in diretta da Bruxelles. Leonardo. Sì, eppure si muove, verrebbe da dire, perché dopo di fatto molte pressioni da parte delle capitali e la promessa arrivata già qualche anno fa di presentare un piano per riformare l'accoglienza e la gestione dell'immigrazione in Europa, Ursula von der Leyen scrive una lettera alle capitali in vista del prossimo Consiglio europeo, 9-10 febbraio. Segniamoci queste date, un Consiglio europeo straordinario proprio sull'immigrazione. Alcuni dei punti di questa lettera fanno già discutere, però, in particolare quello relativo alla possibilità di finanziare con fondi UE la costruzione, si parla di infrastrutture mobili, ma anche in qualche modo dare soldi per sorvegliare di più. Si parla di muri, traducendo, anche se la Commissione europea preferisce non utilizzare questo termine. Andiamo a fare il punto nel prossimo servizio. Migranti, ecco il piano von der Leyen. La Presidente della Commissione anticipa, in una lettera inviata alle capitali, la strategia dell'Unione per coordinare la gestione dei flussi e rafforzare i controlli. Una svolta sollecitata da molte capitali, che sarà al centro dei lavori nel prossimo Consiglio europeo del 9-10 febbraio. Il passaggio più controverso tra i 15 punti operativi del documento riguarda la possibilità di utilizzare i fondi UE per, si legge, costruire infrastrutture al fine di mantenere e implementare la sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE. Non finanzieremo muri, è la precisazione di Bruxelles, spetta agli Stati membri determinare i modi migliori per adempiere al loro dovere. Ma il testo resta controverso e non spegne del tutto le polemiche, visto che c'è chi, come la Bulgaria, potrà attingere a risorse comunitarie per sigillare il confine con la Turchia, con sistemi di videosorveglianza, posti di guardia e più agenti. Un passo in avanti che in ogni caso sembra andare incontro alle spinte di paesi di transito come l'Austria. In un delicato equilibrio di contrappesi, Ursula von der Leyen insiste allora sulla necessità di redistribuire i migranti, riconoscendo gli sforzi di chi, come l'Italia, è maggiormente gravata dalle operazioni di accoglienza. Fondamentali diventano anche i rapporti con Tunisia, Egitto e Libia, più formazione ma anche attrezzature come ad esempio le motovedette per pattugliare il Mediterraneo. Nella strategia ci sono anche accordi commerciali e apertura sui visti per convincere gli stati di origine a riaccogliere chi viene rimpatriato. Grande attenzione viene data ai Balcani, dove si implementerà la presenza di Frontex, l'agenzia europea di controllo delle frontiere, con la creazione di nuovi hotspot per accelerare le procedure di identificazione. L'immigrazione è una delle grandi sfide globali della nostra epoca, spiega Ursula von der Leyen. Il piano dovrà però trovare l'unanimità dei paesi europei che, fino ad oggi, tra veti e strappi, hanno fatto saltare ogni possibile intesa.